Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Con questa nostra celebrazione chiudiamo il nostro pellegrinaggio di questi giorni a Lourdes e a San Giuseppe a Cotignac. Ci troviamo in questo santuario dedicato, di questo santuario che si prega Santa Gemma Galgani. Voglio ringraziare soprattutto la comunità delle monache con il padre passionista che ci ha accolti e aperto in un orario anche insolito per celebrare questa nostra Eucaristia. Con questi sentimenti di gratitudine e veramente di ringraziamento al Signore che ci apre sempre le porte del suo amore per poter celebrare le meraviglie del suo amore, chiediamo umilmente perdono al Signore di tutte le nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. È mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi e perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinò a Gesù la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: Che cosa vuoi? Gli rispose: Di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Nel tuo regno, Gesù rispose: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere? Gli dicono: Lo possiamo. Ed egli disse loro: Il mio calice lo berrete. Però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo. È per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato. Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli, ma Gesù li chiamò e disse a sé: Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di essi e i capi li opprimono. Tra voi però non sia così. A chi vuole diventare grande tra voi, sarà vostro servitore, chi vuole essere primo tra voi sarà vostro schiavo, come il figlio dell'uomo che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto di molti. Parola del Signore. Carissimi fratelli, questa celebrazione di conclusione del nostro pellegrinaggio la viviamo in questo santuario, che è un santuario molto particolare, che è dedicato questo santuario a una delle figlie spirituali di questa terra, che segna un po' un cammino difficile, un cammino che riflette quel ministero di Gesù nei confronti delle potenze del male, contro le potenze delle tenebre. Così è stata caratterizzata la vita di Santa Gemma, un continuo combattimento che non ha fatto sì che lei soccombesse, ma con la forza della sua fede, con l'umiltà e l'obbedienza, ha portato a compimento quello che era il disegno di Dio di santificazione nella sua vita. Oggi noi siamo qui innanzitutto per ringraziare il Signore
per questi giorni di pellegrinaggio che ci hanno fatto compagnia e ci hanno portati in quella meravigliosa grotta che tutti voi, attraverso le testimonianze, abbiamo capito ha segnato il vostro cuore ed è entrato nel vostro cuore. Quella grotta di cui Maria è apparsa alla piccola Bernardetta e ha lasciato questo un messaggio forte, un messaggio di rottura tra quello che è la nostra vita, come avete detto voi, si ritorna a casa, si ricomincia la routine faticosa della quotidianità, perché si sperimentano soprattutto le contrarietà, gli ostacoli ad essere cristiani, ad essere discepolo di Cristo. Però Maria ci dice che nulla è impossibile a Dio, che noi dobbiamo assolutamente ritornare nella nostra ferialità, nei nostri impegni che abbiamo di lavoro, di famiglia, ma con quello sguardo interiore, con quella preghiera che abbiamo capito a Lourdes, l'importanza della preghiera che ci aiuterà a superare le difficoltà della nostra vita. Per questo allora il pellegrinaggio che è stato molto profondo come esperienza non solo dell'amore materno di Maria che ci ha condotti a Gesù attraverso quel nostro andare in processione dietro Gesù, in quel nostro andare in processione a celebrare le liturgie che abbiamo vissuto. Il nostro pellegrinaggio è stato caratterizzato anche dalla presenza paterna di San Giuseppe, che ieri abbiamo vissuto una giornata in mini ritiro, dove attraverso l'adorazione, la Santa Messa e attraverso l'unzione dell'olio di San Giuseppe abbiamo potuto anche lì sperimentare la potenza misericordiosa di Dio attraverso questi strumenti che Lui ha scelti e che hanno cooperato fedelmente a far realizzare al Padre il mistero di santificazione e di soprattutto liberazione dal peccato e dalla morte per tutti noi che siamo ancora in questo pellegrinaggio terreno. E oggi la Chiesa celebra anche San Giacomo, un grande apostolo che attraverso questa lettura del Vangelo e la meditazione che abbiamo fatto stamattina anche durante il nostro viaggio, ci siamo resi conto che nelle cose spirituali dobbiamo essere molto temperanti, dobbiamo essere molto umili, perché gli eccessi di voler assolutamente, che è una cosa buona, chi di noi non vorrebbe già vivere continuamente quell'unione con Dio, quell'amicizia con Dio attraverso la preghiera, senza disturbi e senza ostacoli. Santa Gemma con la sua vita è un esempio, un modello di combattimento spirituale per poter salvaguardare quel suo rapporto con Gesù attraverso la preghiera. E allora, come San Giacomo, anche noi riflettiamo sulla nostra posizione davanti a Dio, cercando di rimanere nel posto in cui il Signore ci ha messo, vivendo la vocazione che ci ha dato. Ognuno nel suo cuore sa quello che il Signore sta chiedendo, ma con quell'atteggiamento di fiducia, di affidamento, quell'atteggiamento di sapere che Lui ci rende partecipe del calice della passione, ma il resto è riservato al Padre che ce lo svelerà nel prosieguo della nostra esperienza della vita di fede. Per questo motivo abbiamo oggi tanti spunti, tanti aspetti che possiamo portarci nel cuore, che è l'indomani, eccovi, di cominciare la nostra vita con quella forza, quella esperienza di amore che abbiamo appreso in questo pellegrinaggio e condividerlo con quei fratelli che hanno bisogno di una parola di consolazione, di conforto e di supporto. Mi permetto di dire che i pellegrinaggi sono sempre luoghi di,
di esperienza non solo personale con Dio, ma di un'esperienza di Dio anche attraverso i fratelli. Per questo motivo è bene che nei pellegrinaggi ci impariamo a conoscerci un po' tutti, perché la conoscenza porta ad abbattere quelle barriere e quei pregiudizi che spesso nella nostra vita quotidiana si innalzano per mancanza di conoscenza, per antipatia, o perché magari sono successe delle cose per cui abbiamo precluso ogni speranza al fratello di riprendere un cammino. La caratteristica del pellegrinaggio è proprio questo, l'incontro con Dio in un rapporto comunionale tra quei fratelli che sono figli di Dio e che vogliono naturalmente esprimere nella loro realtà l'amore del Signore. E questo motivo la Scrittura dice com'è bello che i fratelli vivano insieme. E allora un ringraziamento al Signore per tutto quello che ci ha donato e continuerà a donarci fino alla fine di questo nostro viaggio fino a Roma. E ci diciamo a noi stessi: grazie Gesù, grazie Maria e grazie Giuseppe. Sia lodato Gesù Cristo. Angelo San Michele, difendici nelle battaglie contro tutte le potenze delle tenebre e la loro malizia spirituale. Vieni in aiuto degli uomini creati da Dio a sua immagine e somiglianza e riscattato a gran prezzo dalla tirannia del demonio. Tu sei venerato dalla Chiesa, quale suo custode e patrono. A te il Signore ha affidato le anime, di un giorno occuperanno le sedi celesti. Prega dunque il Dio della pace a tenere schiacciato Satana sotto i nostri piedi, affinché non possa più continuare a tenere schiavi gli uomini e danneggiare la tua Chiesa. Presenta all'Altissimo con le tue le nostre preghiere, perché discendano immediatamente su di noi le sue divine misericordie, e tu possa incatenare il dragone, il serpente antico Satana, incatenarlo e ricacciarlo negli abissi, più sicuro che non può più sedurre le anime. Nel nome di Gesù Cristo, nostro Dio e Signore, e con l'intercessione della Vergine Immacolata, Madre di Dio, di San Michele Arcangelo, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, di Santa Gemma Galgani e di tutti i Santi, fiduciosi intraprendiamo la battaglia contro gli attacchi e le insidie del demonio. Sorga il Signore e siano dispersi i suoi nemici, fuggano a cospetto di Lui coloro che lo odiano. Svaniscono come svanisce il fumo, come si fonde la cera al fuoco, così periscono i peccatori dinanzi alla faccia di Dio. Ecco la croce del Signore, fuggite potenze nemiche. Vinse il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide. Che la sua misericordia, Signore, sia su di noi, siccome noi abbiamo sperato in te. O Signore, ascolta la nostra preghiera e il nostro grido giunga a te. Ti esorcizziamo, spirito immondo, potenza satanica, invasione del nemico e infernale, con tutte le tue legioni, riunioni e sette diaboliche. In tuo nome e potere, il Signore nostro Gesù Cristo, sii sradicato dalla Chiesa di Dio, allontanati dalle anime riscattate del prezioso sangue del divino agnello. D'ora innanzi non ardere più perfido serpente di ingannare il genere umano e di perseguitare la Chiesa di Dio e di scuotere e crivellare come frumento gli eletti di Dio. Te lo comanda l'Altissimo Dio, alla quale nella tua grande superbia presumi di essere simile. Te lo comanda Dio Padre, te lo comanda Dio Figlio. Te lo comando a Dio Spirito Santo, te lo comanda il Cristo, Verbo di Dio fatto carne, che per la salvezza
della nostra razza perduta dalla tua gelosia, si è umiliato e fatto obbediente fino alla morte, che edificò la sua chiesa sulla ferma pietra, assicurando che le forze dell'inferno non avrebbero mai prevaricato contro di essa e che essa con essa sarebbe crestato per sempre fino alla consumazione dei secoli. Te lo comanda il segno sacro della croce e il potere di tutti i misteri della nostra fede cristiana. Te lo comanda l'Eccelsa Madre di Dio e la Vergine Maria, e dal primo istante della sua immacolata concezione, per la sua umiltà, ha schiacciato la tua testa orgogliosa. Te lo comanda la fede dei santi apostoli Pietro e Paolo e degli altri apostoli. Te lo comanda il sangue dei martiri e le potenti intercessioni di tutti i santi e le sante. Dunque, dragone maledetto e tutta la regione diabolica, noi scongiuriamo per te il Dio vivo, il Dio vero, il Dio forte e il Dio santo, per il Dio che tanto ha amato il mondo da sacrificare per esso il suo unigenito. Finché unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna, cessa di ingannare le umane creature e di propinare loro il veleno della dannazione eterna. Vattene, Satana, inventore e maestro di ogni inganno e nemico diabolico. Lascia il posto a Cristo, nel quale nessuno ha il potere. Cedi il posto alla Chiesa Santa e Apostolica che Cristo stesso acquistò col suo sangue. Umiliati sotto la potente mano di Dio. Remi e fuggi all'invocazione che noi facciamo del santo e terribile nome di quel Gesù che fa tremare l'inferno, a cui le virtù dei cieli, le potenze e le dominazioni sono sottomessi, che i cherubini e i serafini lodino incessantemente dicendo: Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. O Signore, ascolta la mia preghiera e il mio grido giunga a te. Preghiamo. Dio del cielo, della terra, degli angeli, degli arcangeli, dei patriarchi, dei profeti, Dio degli apostoli, dei martiri, dei confessori e delle vergini, Dio che ha il potere di donare la vita dopo la morte, il riposo dopo la fatica, giacché non v'è altro Dio fuori di te, né vi può essere nessuno come te, creatore eterno di tutte le cose, visibili e invisibili, il cui regno non avrà fine. Umilmente supplichiamo la tua gloriosa maestà di volerci liberare da ogni tirannia, laccio, inganno e infestazione degli spiriti infernali e di mantenere sempre incolmi per Cristo nostro Signore. Liberaci, o Signore, dalle insidie del demonio, affinché la tua Chiesa sia libera nel tuo servizio. Ascoltaci, te ne preghiamo, Signore, affinché ti regni umiliare i nemici della Santa Chiesa. Ascoltati, ne preghiamo, Signore, per Cristo nostro Signore. Liberami, o mio Signore, liberami, o mio Signore, col tuo sangue, liberami, liberami, o mio Signore. Preghiamo. O Padre, tu hai voluto che il tuo figlio unigenito nascesse dalla famiglia. O Signore, per intercessione del Santo Apostolo Giacomo, proteggi noi tuoi fedeli che nella sua festa abbiamo ricevuto con gioia i santi misteri, per Cristo nostro Signore.
Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore, la messa è finita, andiamo in pace. Per concludere invochiamo lo Spirito Santo e poi facciamo un canto alla Vergine Maria. Ma per lo Spirito di Dio, non per potenza né per forza, ma per lo Spirito di Dio.